Alcune cose brevi. Ho sentito all'inizio il particolare del nesso tra sistema economico e quello che avete più o meno chiamato la cancellazione della donna o della madre nel sistema capitalistico, per dire, nell'organizzazione del lavoro. E a tale proposito vorrei far presente un'informazione che ho captato in varie occasioni, che nel fulcro del capitalismo occidentale odierno, postmoderno, cosiddetta Silicon Valley o nelle grandi società dell'informatica, più o meno tutte le società da anni già offrono come fringe benefit alle donne la gratuita crioconservazione del loro cita, come invito a rimandare la gravidanza, ma siccome questa per la gravidanza difficilmente c'è mai il momento buono, adesso offrono quasi tutte come fringe benefit l'utero in affitto, con cifre che oscillano tra i 16.000 e i $50.000. E questo mi permetto come suggerimento al movimento femminista, magari è una cosa da denunciare e apportare, diciamo, l'attacco proprio anche al cuore del sistema, della parte mal sistema. Sempre un po' su questa falsa riga, la cancellazione della donna, cancellazione della madre, le politiche europee sono molto solerte ad emettere, e nazionali, ad emettere puntualmente le statistiche sui livelli occupazionali femminili. E se ci guardate bene, o chiedo, chi ha mai visto una statistica o dato statistica sul livello occupazionale delle madri o delle donne con figli? Al che mi sono posto questo quesito ad un esperto, un mio amico che è ordinario di sociologia al Politecnico, e ho detto, ma no, ci sono. Dopo due settimane mi ha detto, è tornato, ci siamo sentiti, sì, avevi ragione, sono circa 12 anni che è difficile avere questi danni, comunque sia non sono più di divulgazione di massa. E anche questo io penso che sia un dato importante verso il quale portare l'attenzione. Sì. Ho praticamente finito, infine condivido molto l'obiettivo di questo workshop. Forse una osservazione ancora, ho sentito del bambino di vedere il tutto più dal punto di vista del bambino e i suoi diritti, anzi c'è l'inflazione della parola diritti, e ho sentito che il bambino ha il diritto di conoscere chi sono la sua madre e il suo padre, e lo allargherei, il bambino non solo ha diritto a conoscere, ma ha diritto come diritto non esigibile, non è garantibile, però deve orientare il comportamento e la politica dello Stato ad avere un padre, una madre, e un padre, anche un padre se chiaramente più importante per la prima parte della vita, in particolare la madre, ma c'è anche il padre, e bisogna anche tenere presente di questo. Grazie.